In banchina con Pietro Dalì e Stefano Chiarotti, Lunatica, San Fars 3600, dell'armatore Stefano Chiarotti, che tra l'altro è vincitore della categoria per due del campionato offshore lo scorso anno, terzo assoluto. Pietro, che barca è questo San Fars 3600? Tu insomma di barche ne hai navigate a bizzeffe. Sicuramente è una bella barchetta, è stata pensata per la transquadra, per correre in due. Io l'ho provata un giorno solo, ma ha dato subito delle ottime impressioni. Probabilmente ha bisogno di un po' di arietta, un po' di vento sopra gli 8-9 nodi, e ha una bella stabilità, per cui non serve l'equipaggio sopravvento per farla camminare. Alle portanti la si gestisce molto bene con due timoni sotto pilota, e quindi si adatta molto bene per correre in coppia. È stata pensata anche per il rating, quindi rispetto al Figaro è più competitiva sicuramente in orche, e ha delle caratteristiche di barca un po' più all-round, in cui si muove bene anche di bolina e con l'aria leggera non trascina molta acqua come gli open, quindi credo che si muova bene nel Mediterraneo anche, non solo nell'Atlantico. Stefano, possiamo promuoverlo questo studente di vela, Pietro Dalì, in questa descrizione di un minutino del San Fars 3600, diciamo che lo possiamo promuovere, eh? Perfetto, perfetto, ha fatto una sintesi proprio in due minuti. Senti, te prima di questa sintesi la barca l'avevi scelta, quindi in qualche modo ci sei entrato in simbiosi, l'hai messa a punto, l'hai fatta crescere, hai ottenuto già dei risultati. La scelta di avere Pietro con te quest'anno, come ci sei arrivato, quali sono un po' le aspettative? Sì, ci siamo conosciuti velisticamente, nel senso ci conosciamo già così in banchina, scambiato delle parole, così le impressioni sulla barca. Poi abbiamo avuto l'occasione di navigare insieme a gennaio, una giornata, e come dire, è stato amore a prima vista. E penso, insomma, non abbiamo ancora navigato a lungo, ma penso che ci troviamo anche molto caratterialmente come proprio approccio alla regata, a parte vabbè, poi la grandissima esperienza, il fatto che è un campione, quindi questa sarà per me un'esperienza importante, anche di crescita. Qual è stato l'elemento che ha fatto scoccare questo colpo di fulmine quando avete navigato insieme? Quali sono queste cose che senti che vi avvicinano come modo di essere? Allora, io percepisco, per quello insomma, quel poco che ho potuto conoscerlo, che ha un atteggiamento nei confronti della sfida verso appunto il mare, verso se stessi, è molto simile a quello che ho io, e ha secondo me insomma una mentalità che ritrovo nei campioni, nei fuoriclasse, e è proprio secondo me una cosa mentale, oltre che vabbè, chiaramente poi tutto il resto, però che fa la differenza tra un buon atleta e secondo me un campione, cosa che io penso di Pietro. Pietro, e te invece in Stefano che cosa hai trovato? Beh, sicuramente un ottimo sportivo, viene dall'alpinismo, quindi fisicamente agile, tutto sveglio, si muove bene sulla coperta, manovra velocemente, quindi posso timonare tranquillamente e far manovrare un po' più lui, no? Visto che quando corro da solo devo sia timonare che correre sulla coperta, questa volta faccio correre un po' più lui sulla coperta. Senti Pietro, le aspettative vostre di questa regata, ma soprattutto la stagione, cioè il programma della vostra stagione? Ma la stagione, adesso iniziamo con questa regata, poi vedremo un po' il proseguo della stagione, poi degli appuntamenti con altre barche più grandi, anche col J70, e vedremo più avanti che regate fare. Invece Lunatica continua nella sua rincorsa al campionato offshore. Sì, quest'anno appunto ho in mente di fare le regate con persone diverse, mentre l'altro anno ho avuto un unico compagno di avventure. Quest'anno appunto questa prima regata la farò con Pietro, e poi ho degli amici con cui insomma sono già in parola, che c'è questa promessa, e quindi sperimenterò compagni diversi. La barca insomma la conosco perché ci ho navigato tanto questi ultimi due anni. E quindi adesso mi concentrerò un po' più sull'elettronica, che mi ha dato un po' di problemi, sembra che si stiano anche grazie all'aiuto di BNC risolvendo, quindi il pilota va meglio, e insomma continuo quel lavoro, sai, che non finisce mai con le barche, di perfezionamento. Le vele, devo dire, grazie a vele di Cruciani, veleria 3FL,
eppure siamo arrivati a un livello ottimo, nel senso che lavorando anche grazie a lui abbiamo adesso coperto tutti i range di vento. E insomma, devo dire, partiamo penso competitivi, con una barca competitiva, e siamo agguerriti, ecco. E poi quest'anno la novità è che c'è uno sponsor con Lunatica, anche se è uno sponsor a te molto vicino. Sì, sponsor vicino, l'azienda per cui lavoro è NTT Data, Global IT Innovator, è un colosso nel mondo IT e telecomunicazioni giapponesi, che è entrato in Europa da poco, acquisendo la mia azienda per cui lavoravo, azienda italiana, e mi sta aiutando, sta credendo in questo progetto. Devo dire, mi ha fatto molto piacere che un'azienda in cui il top management non è appassionato di vela di suo, però crede nella vela come insomma mezzo per comunicare, per fare branding, e quindi sono molto, molto contento. Poi anche sono orgoglioso di portare in giro i colori e il brand della mia azienda.